Plasnova tutti, Samiri e Samire! Benvenuti in questo nuovo video, questo è Samir's Vlog e bentornati sul canale! Oggi siamo qui benissimo, come avete già letto dal titolo, come mi sarei truccata la sera. Allora, innanzitutto mi devo sistemare così, cioè con sti capelli non procediamo. Capelli! Non procediamo proprio alla grande. Comunque, come state? Allora, so che la maggior parte di voi dirà: oh, ma questa non sarà interessante il video, cioè non siete obbligati a guardarlo. Sì, raga, magari alcuni di voi tipo saranno interessati ad altro, magari provate a guardare altri miei video se non vi piacciono questi. Allora, devo dire che ce lo sto facendo, check. Madonna, aiuto. E niente, quindi aspettatemi fra 3, 2, 1. Tornata ragazze e ragazzi. Allora, io sono qui che ho sistemato tutti i miei trucchi in questa borsettona gigante che non uso più da 6 anni. Cioè, questa è la mia solita idratante, la mia crema idratantissima di alla papaya e al limone che non uscirà mai, quindi perfetto. Lo spalmiamo su tutto, completamente su tutto il viso, deve essere ricoperto, ma tipo anche il naso, perché qui non si va avanti. Oddio, per esempio qua fa schifo. Cioè, tra l'altro sta crema qua l'ho quasi finita. Beh, sperando che a settembre, quando mio zio comunque verrà qui da me, dalle Filippine, spero si trasferisca definitivamente. Oh, così mi sento totalmente perfetta. Questa crema è davvero spettacolare. Ti toglie tutto. Tutti quanti brufoli, per esempio in questo periodo veramente ne ho tantissimi. Allora, come prima cosa vado a prendere l'altro beauty perché non trovo più le cose che mi servirebbero. Eccomi. Ah! Ma mettete caso Rita che cade tutto. No, speriamo di no. Comunque, questo sarebbe il mio trucco la sera quando vado, non so, magari a qualche festa tradizionale, non lo so, cioè dipende un po' da me, insomma. Allora, cos'è che abbiamo qua? Abbiamo il fondotinta di Kiko color chiaro, cosa che poi non userò mai, la cipria rosissima della Essence, un gloss di Kiko sempre, penso, e degli ombretti in più. Allora, questo è un ombretto con un colore brillantinato, il fondotinta barra cipria che userò, e ne ho un sacco, rossetto rosso, mascara e il pennello ovviamente per chissà. Questo è il rossetto rosa, non lo so se userò questo rossetto rosa. Poi ci sono le creme ombretti che mi hanno regalato qualche annetto fa, solo che adesso non è ancora scaduto. Beh, speriamo di sì, cioè speriamo di no, volevo dire, perché queste sono gli ombretti perché preferisco di più. Poi c'è un'altra cipria rosa che ho comprato nelle Filippine, ciao mamma se mi senti. Quindi ci sono due option, la prima opzione è se scelgo quell'altra rosa, quell'altra cipria rosa, vediamo un po' cosa mi garba di utilizzare questa sera. Allora, iniziamo subito con la ternina della Essence, quindi mi servirebbe questo pennellone di Kiko che ho comprato un anno fa.
E niente, lo sto applicando su tutta la faccia. E raga, le cose della Essence le dovete comprare assolutissimamente perché sono favolose. Per esempio dei trucchi che sono veramente di una bellezza. Per esempio anche il pack mi attraggono molto. Questa sarebbe la mia summer makeup routine della sera praticamente, vabbè. Summer makeup evening routine, vabbè, quello che volete, non mi ricordo più. Cosa che mi serve? Servirebbe un'altra cosa che adesso non mi ricordo dove l'ho messa. Ecco, no, non è vero. Se vogliamo usare anche questa mascara della Essence, oppure vediamo, cioè, tiriamo fuori quello che ci serve. Se andiamo proprio a una festa, quella mi trucco abbastanza pesante. Premetto che non metto le matite occhi, perché non mi piacciono molto. Poi non mi servono tanto le matite occhi. Oddio, non ci arrivo. Ho un sacco di trucchi qua dentro, ragazze, cioè, quindi immaginate la follia che c'è dentro. Che casino. Volendo possiamo anche usare questo rossettino rosso che mi è stato regalato per il mio compleanno, sempre da Kiko. Buonissimo questo rosso. Cioè, buonissimo nel senso, è bello da utilizzare. Anche questa, la cipria rosa di Kiko, tutta rosa ce l'ho. Cioè, sto scegliendo delle cose rosa perché ovviamente starete chiedendo come mai le so tutti i colori. Vabbè, in realtà me l'hanno dette, quindi vabbè. A parte che le ho scelte io le cose. Ah, poi questo è il fondotinta chiara del Avon, che alla fine questo è quello che ho scelto. Wow, sono molto happy della mia scelta. Ora i miei brufoli praticamente mi uccideranno. Sono molto contenta della mia scelta, direi. Anche un po' sul nasino per dare un tocco al colore. Wow! Sono molto wow con questo coso. Passiamo alla cipria. Qui la scelta è molto difficile perché sono tutte, vabbè, dai, uso quello di Kiko adesso. Alla fine. Quello della Essence, volendo possiamo utilizzarlo come... C'è un pennello qua dentro, aiuto, cade tutto. Stavo dicendo che lo possiamo usare come effetto rossetto alla fine. Se metto... Se metto questo blush rosa. Quindi ok, sistemo tutto. Immagino di aver fatto un casino praticamente. Non poi così tanto. Ok. Sì, sto mettendo tipo un chilo di cose in faccia, ma vabbè, dettagli. Passiamo a cosa mi metterei come ombretto. Ho l'ombretto azzurro, che sarebbe l'ombretto crema ombretto che avevo detto prima, quindi questo col vasetto piccolino. Oppure l'ombretto mini size con il colore brillantino. Ma sì, scegliamo questo, è bellissimo.
poi mixiamo con quello azzurro. Sono molto contenta. Immagino di aver fatto un casino. Raga, vabbè, tanto ci strucchiamo. Era solo per farvi vedere, per farvi il tutorial di come mi trucco. Cioè, nel senso, non, essendo una non vedente, diciamo che faccio una fatica assurda a truccarmi. Yeah. Facciamo un mix tra questo brillantinato con l'azzurro. Poi vediamo come viene. Ma wow, sono un casino, però vabbè. Yeah. Sono molto cringe questi ombretti qua. Anche perché sì, li puoi applicare quando vuoi. A parte che questo è l'ombretto che la maggior parte delle volte viene usato quando vado a scuola. Sto mettendo via quello che ho già usato. Allora, io sono indecisa tra il mascara della Sephora o il mascara della Essence. Mascara di Essence. Vinta. Oddio, mi sa che non si chiederà più aiuto. Ora ci manca solo scegliere il rossetto. Aiuto! Allora, come metto il mascara? Mi chiedete in tanti. Io adesso vi dico che sto sbattendo le palpebre, oppure lo tengo. Oh! Mentre lo sbatto, lo vado semplicemente ad applicare sulle ciglia. Sì, vabbè, mi sporcherò tutta, ma perché appunto devo un po' esplorare il coso, perché prima di rovesciarlo ce ne vuole. Allora, aiuto. Un po' difficile anche per me mettere il mascara. Oddio. E niente. Ultima cosa, togliere lo sbavo che ho creato sotto l'occhio. Oh mio. E vabbè, dai, il regalo tolgo. Ah! Matita labbra, sono insicura se utilizza. Cosa ho combinato? Ah no, scusate. Se utilizzare. Aspettate un secondo che già ci sono con la spugnetta per togliere lo sbavino creato da me. Ok, sotto l'occhio. Sono indecisa su cosa posso utilizzare. Aiutatemi. Uso il rossetto rosa, lip gloss, non lo so, raga, aiutatemi. Cioè, non so cosa utilizzare, cioè, ma basta. Non siamo su TikTok. Allora, sono tipo mezza incasinata, ma ok. Aiuto! Sono un po' un casino, dettagli. Eccolo! Ah, sì, raga, finalmente ho trovato quello che cercavo. Adesso applichiamo, picchiettiamo sulle labbra un po' di ciprio.
E applichiamo anche sia sulle loro superiori che sulle loro inferiori. Ok, la cosa che ci manca è mettere il gloss. Aiuto, non si apre, ok. Wow. Ok, messo il gloss e devo dire che sono a posto con il make-up. Oh mio Dio. E niente. Sicuramente questo make-up durerà. Ah no! Baggianata enorme, mettiamo anche un po' di, ancora un po' di fondotinta barra fondotinta in polvere fissante per mettiamo anche un po' il fondotinta sul collo, già che ci siamo. E niente, dai. Sono ready. E adesso metto a posto tutto. Niente, questo era il make-up, ragazze. Le matite labbra non le ho più utilizzate perché alla fine ho detto no, non mi servono più. Spero che questo video vi sia piaciuto. E se avete visto i tutorial... Se avete ascoltato i tutorial del come faccio ad avere un rossetto rosa se non ce l'ho e questo tutorial sicuramente, makeup tutorial o makeup consigli, come si vuol dire. Niente, adesso vi saluto, questo era tutto quanto, vi ricordo di seguirmi su Instagram, mi chiamo Samira con due A, S, trattino basso vlog punto trattino basso official, tanto se non ve lo ricordate non vi preoccupate perché ve lo metto in descrizione. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao.